Ciao, sono Valentina e sono un'insegnante di alcune discipline del settore body mind per Italiana Fitness, settore di cui sono anche responsabile tecnico. E oggi voglio proporti un programma di lavoro che ho sviluppato proprio dentro Italiana Fitness che si chiama Energy Balance. È un programma di lavoro che prevede, come appunto dice anche il termine, di migliorare, ristabilire, ripristinare l'equilibrio. Come lo faremo? Lo faremo passando prima per la mobilizzazione di tutte le articolazioni del corpo, facendo alcuni esercizi di propriocezione per i piedi, quindi cercando di recuperare anche un appoggio consapevole e corretto dei piedi a terra, e poi piano piano andremo a sviluppare una sequenza di movimenti, che si baseranno appunto sullo stare su una gamba sola, oppure quando andremo a terra, dai quattro appoggi andare su tre. O addirittura su soltanto due appoggi. È una lezione abbastanza semplice da seguire perché lavoriamo in piedi, quindi ti sarà facile vedere quello che faccio e farlo a tua volta. Ti saranno utili, necessari due attrezzi: un bastone, e va benissimo il manico di una scopa, per esempio. E un asciugamano che utilizzeremo alla fine nella fase di rilassamento. Per il resto, gli strumenti più importanti, più fondamentali saranno le tue mani e i tuoi piedi. Quindi ti consiglio di lavorare senza guantini e con i piedi nudi, quindi senza scarpe e senza calze. Buon lavoro! Dunque, cominceremo il nostro lavoro partendo proprio dai piedi. La prima cosa che ti chiedo di fare è di mantenere i piedi uniti, quindi anche le gambe ovviamente, e poi di portare la colonna vertebrale verso l'alto. Cerca la massima estensione possibile. Le braccia e le spalle sono rilassate, mentre le dita dei piedi si aggrappano con forza a terra, come se fossero le dita delle mani. Fai presa, sul pavimento. Da questa posizione attiviamo la parete addominale. Risucchia leggermente l'ombelico verso l'interno e iniziamo a sbilanciare il peso del corpo in avanti e indietro. Lo portiamo sotto gli avampiedi, sotto le dita dei piedi e sotto i talloni. Il movimento visto lateralmente è questo. Ovvero devo cercare di mantenere il corpo allineato, non devo fare né questo nel movimento né questo quando vado indietro. Per il motivo per il quale ti chiedo di attivare bene l'addome e volendo anche i glutei. Quindi concentrati sul peso del corpo che si sposta sotto la parte anteriore del piede e sotto quella posteriore. Fatto questo per almeno 5-6 volte, cambiamo la direzione, lo stesso esercizio spostandoci però lateralmente, e qua dovrai concentrarti sul peso del corpo che si sposta da un piede all'altro, che va a sollecitare la parte interna della pianta del piede e quella esterna. Senti il carico spostarsi sotto ogni dito del piede. Anche in questo caso l'addome rimane leggermente attivato per impedire al busto di fare flessioni laterali. Mantieni sempre l'allineamento. E la prossima variante dell'esercizio è quella di descrivere un cerchio, prima in un verso, continuando a mantenere il corpo allineato. Sono cerchi piccoli, eh? E poi lo ripetiamo anche nell'altro verso. Ti chiedo sempre di sentire come lavorano i tuoi piedi, come si sposta il peso del corpo sotto i tuoi piedi. Respira naturalmente, ma mantieni la colonna vertebrale sollevata. A questo punto ritorniamo al centro, separiamo i piedi, li portiamo sotto la linea delle anche, teniamo le ginocchia leggermente piegate per evitare che rimangano rigide più che altro, e iniziamo a lavorare sulle dita dei piedi. Con le dita dei piedi dovrai fare questo lavoro qua, devi sollevarle e separarle il più possibile e poi spingere con le punte delle dita contro il pavimento, come se potessi afferrarlo. Solleva e separa le dita dei piedi e poi con le dita aggrappati più forte che puoi a terra. Sentirai l'arco plantare sollevarsi. Anche qua ripetiamo l'esercizio 5-6 volte. E
poi l'ultimo, che riguarda le dita dei piedi, è questo: cerca di articolare l'alluce con le altre quattro dita. Una volta solleverai gli alluci da terra e premerai le altre quattro dita di ciascun piede sul pavimento, e una volta dovrai cercare di fare il contrario. Quindi una volta sollevo l'alluce e una volta faccio la stessa cosa all'inverso, cioè premo l'alluce a terra e sollevo le altre quattro dita. Respira naturalmente e porta la colonna vertebrale in estensione. Benissimo, adesso tieni i piedi paralleli, piega le ginocchia e porta l'appoggio sulla parte esterna del piede e sulla parte interna. Si parla di supinazione, pronazione. Stai sollecitando anche gli aspetti laterali della gamba, in particolare della caviglia, ma stai arrivando con il lavoro, facci caso, anche alle ginocchia, per esempio. Bene, adesso cambia piano di movimento e fai quest'altro lavoro molto simile al precedente. Solleva la punta di un piede e il tallone, alternando con l'altra gamba. Una volta sollevo la punta di un piede e il tallone dell'altro, e una volta faccio il contrario, come se stessimo camminando da fermi. Anche qui basta ripetere l'esercizio circa 5 o 6 volte. Ora riuniamo i piedi, riuniamo le gambe e facciamo una traiettoria circolare con le ginocchia. Quindi è un movimento che coinvolge tutta la parte inferiore del corpo, gli arti inferiori, ma tu devi concentrarti sulle tue ginocchia. Le dita dei piedi si aggrappano costantemente a terra. Benissimo, cambiamo verso. Mantieni la presa a terra con i piedi. Ancora una volta. Poi ti chiederò di divaricare le gambe, le punte dei piedi sono rivolte verso l'esterno, le mani sui fianchi, e dovrai spostare il bacino su una traiettoria circolare ancora una volta, mantenendo la colonna vertebrale allungata. Lo facciamo in un verso, i piedi continuano ad aggrapparti bene a terra, ancora un paio di volte. Benissimo, e cambiamo verso. Fai presa con le dita perché, come vedi, può succedere di scivolare. Non è scontato che non succeda. Benissimo, ci fermiamo al centro, pieghiamo le ginocchia rivolgendole insieme alle punte dei piedi verso l'esterno. Quindi attenzione a non cadere con le ginocchia verso l'interno, apri bene. E ripeti un movimento circolare che viene dal bacino, tenendo questa volta il torace fermo al centro. Quindi stiamo articolando la zona delle anche, ma insieme a quella il tratto lombare della colonna. Il movimento visto di profilo è questo. Anche qui ripetilo nell'altro verso, respira, rilassa le spalle. Senti ancora una volta il radicamento a terra con i piedi e torna su, distendi le ginocchia e riporti i piedi paralleli. Lascia andare le braccia lungo il tronco e fai lo stesso lavoro a livello delle spalle, sono delle circonduzioni. Andiamo prima indietro, almeno 5, respira e cambiamo verso, circonduzioni per avanti. Benissimo, ancora un paio. Porto le braccia verso l'esterno e ruoto un braccio in questo verso e l'altro nel verso opposto. Parliamo di extra rotazione con il braccio destro e di intra rotazione col braccio sinistro. Dopodiché inverti. Immagina una linea spirale che si avvolge lungo le tue braccia e le mette in comunicazione. Un'unica linea spirale. Il movimento di rotazione arriva fino alla spalla, o meglio, parte dalla spalla. Benissimo. E da qua porta tutte e due le braccia in extra rotazione, quindi con i pollici indietro, i palmi delle mani verso l'alto, e porta un braccio oltre la testa, flettendo poi il gomito, e l'altro dietro la schiena verso il basso, flettendo il gomito anche là. Torna sulla linea orizzontale e scambia. Adesso fallo in maniera un pochino più veloce e dinamica.
Respira. Attenzione a non andare avanti con il collo, eh? Mantieni il collo in linea con la schiena. Ancora una volta. E torna. Riunisci i piedi. E a questo punto ti chiederò di prendere il bastone o il manico di scopa, quello che hai. A questo punto abbiamo il bastone. Mi metto di profilo per farti vedere l'esercizio. Lo poggiamo, lo puntiamo a terra. Le mani saranno all'altezza del tuo petto, le braccia distese. Da questa posizione vai indietro con i piedi finché non riesci a sentire che con le gambe tese e la schiena piatta c'è un minimo di tensione sulla parte posteriore dell'arto inferiore. Allora, trovata la posizione giusta, abbassa poco poco la posizione delle mani a questo punto, abbassa quindi anche le spalle. Ricordiamoci che la cervicale non deve mai venire compressa dal trapezio, dalle spalle, quindi porta giù le spalle e da qua cerca di appiattire la schiena, di allungarla, e alterna il piegamento e l'estensione delle ginocchia. Inspiro, espiro, inspiro, piego, espiro, estendo. Lo facciamo ancora due volte. Adesso ti chiederò di ripeterlo con l'ombelico ben risucchiato verso l'interno. Una mano tiene il bastone, l'altro braccio che si è liberato lo portiamo lungo il fianco, la spalla lontana dal collo. Fai lo stesso lavoro. Inspiro, piego, espiro ed estendo. Ancora due. Una. E cambia. Indietro le spalle. Schiena piatta, risucchia l'ombelico e ripeti tre volte. Piega, estendo. Piega, estendi, piega, estendi. Adesso torna su con le mani, torna su con il busto, avvicina i piedi al bastone, quindi porta di nuovo il corpo in linea, poggia il bastone a terra, piedi paralleli e da qua inspiro, risucchio l'ombelico, espirando inizio a scendere, fletto prima il collo, poi la zona dorsale, poi quella lombare, mantengo le gambe distese e arrivo fin dove posso. La schiena è completamente rilassata, così come il collo. Torno su srotolando una vertebra dopo l'altra. Quando ho riportato anche la testa in linea con il resto del corpo, prendo un bel respiro e lo ripeto, lo facciamo altre due volte. Espiro, scendo. L'ombelico risucchiato e srotolo per salire. Ancora una volta. Tieni le dita dei tuoi piedi in pressione a terra. Adesso da qua fai un po' quello che abbiamo fatto prima con l'aiuto del bastone. Apri il petto in questo modo, i pollici guardano in fuori, spalle indietro, e inizia a scendere in avanti mantenendo la schiena piatta. Ruota solamente il bacino. Finché riesci a mantenere l'assetto, continua ad inclinare in avanti le anche. Se per arrivare qui sei costretto a prendere, vorrà dire che ti fermerai prima. Quando senti che c'è tensione, che l'assetto inizia a perderlo, piega le ginocchia, continua a scendere, schiena piatta, appoggia l'addome sui quadricipiti e a quel punto di nuovo rilassa. Saliamo sempre srotolando. Altre due volte. Apri il petto, ruota avanti il bacino, piega, appoggiati e rilassa. Ancora una. E adesso inverti la sequenza, scendi flettendo, quindi arrotolandoti su te stesso,
Quando sei arrivato alla massima flessione, piega le ginocchia, manda indietro braccia e spalle, estendi la colonna, quindi appiattisci la schiena e risali. Guarda, il movimento lo facciamo adesso dalle anche, non stiamo più muovendo la colonna, ma stiamo solo ruotando il bacino. Di nuovo scendi, arrotola il tronco su se stesso. Poi piega le ginocchia, apri e risali. Spingi dai piedi e sfrutta la rotazione del bacino. L'ultima volta. E siamo pronti per lavorare sull'equilibrio. Allora, abbiamo ripreso il nostro bastone, lo poggiamo a terra vicino al nostro lato destro, poggiamo la mano sul bastone, qua in alto, lo teniamo vicino, altrimenti se è troppo lontano tenderemo a sbilanciare il corpo, quindi tienilo vicino a te, quasi davanti alla spalla. Adesso concentrati sul piede destro che si aggrappa al pavimento, quindi usa le dita dei piedi come abbiamo fatto negli esercizi della fase iniziale. Inizia a sollevare la gamba sinistra, il piede sinistro da terra. Adesso ti chiederò di non portare tutto il peso sul bastone, anzi di sfiorarlo appena con la mano. Questo ti serve solo se perdi l'equilibrio per recuperarlo in fretta. Però cerca di mantenere l'allineamento della colonna verso l'alto e di concentrare tutto il peso sulla gamba destra. Senti come lavorano il piede, le dita del piede, la gamba, la zona della coscia, la zona del bacino. Ricordati di non sfruttare solo il bastone, anzi, cerca di affidarti al tuo corpo. Benissimo. Adesso poggio il piede sinistro a terra, passo con il bastone dall'altra parte, faccio in modo che sia quasi davanti alla spalla, e andiamo a ripetere il lavoro da quest'altra parte. Aggrappiamoci bene con il piede sinistro, utilizzando le dita, spostiamo tutto il peso del corpo su questa gamba, la schiena sempre sollevata, e andiamo a sollevare da terra il piede destro. Fai in modo che il peso non sia qua, ma sulla tua gamba d'appoggio. Benissimo. Di nuovo passa il bastone a destra. Riporta il peso sulla gamba destra, solleva bene la schiena, attiva l'addome, ti può servire per stabilizzare il busto, solleva il piede sinistro, bene, piano piano adesso prendi il bastone, aggrappati col piede destro a terra, sollevalo e portalo davanti a te, apri bene il petto e continua a tirare verso l'alto, bene, e appoggiamo il piede, portiamo il bastone a sinistra. Solleva la schiena, concentra il peso del corpo sulla gamba sinistra, solleva l'altra, ricordati che per stare in equilibrio deve partire tutto dal piede d'appoggio, si deve radicare. Dopodiché togli il bastone, portalo qui davanti. E torna. Benissimo. Adesso torniamo a destra. C'è un incursore, forse tra un po' entrerà in scena. Vediamo di no. Vediamo a terra. Allora, portiamo il peso sulla gamba destra. Solleviamo bene il busto. Stacchiamo da terra il piede sinistro. È esattamente quello che abbiamo fatto prima. Stavolta però il bastone rimane qua. La mano è sulla cima del bastone. Ora, lentamente, l'altro braccio, non lo vedi, ma è disteso lungo il fianco. Lentamente porterò in rotazione il bacino in avanti. La schiena rimane appiattita e stesa e la gamba dietro comincerà a distendersi. L'inclinazione è di pochi gradi, siamo sui 30-45 gradi, l'inclinazione non di più. Però controlla che la schiena, la gamba che è andata dietro, il braccio che è lungo il fianco siano sulla stessa linea. E ritorna. Lo ripetiamo ancora una volta, solleva la gamba sinistra, con pellico dentro, e inizia ad inclinarsi. È il bacino che si inclina, il busto lo segue semplicemente, la gamba dietro si estende. Non portare peso, se puoi, sul tuo sostegno. Cerca di usarlo meno possibile.
Adesso nel tornare porto direttamente il ginocchio sinistro al petto, quindi rimaniamo su una gamba sola. Di nuovo scendi, estendi la gamba sinistra dietro, ombelico risucchiato, spalle indietro, petto aperto, e torna, porta il ginocchio al petto, l'ultima volta. Appoggia il piede sinistro a terra, benissimo, e cambiamo lato. Adesso il piede sinistro si aggrappa bene al pavimento, levo la schiena, mantengo l'assetto di prima, porto su la gamba destra e inizio piano piano ad inclinarmi in avanti, partendo dalle anche, e appoggio. Lo facciamo 3 volte di seguito adesso, senza più poggiare il piede destro. Petto, risucchia l'ombelico, scendi. Tornando, porta il ginocchio destro al petto e ripeti altre 2 volte. Senti sempre il peso sotto il piede sinistro, le dita che lavorano. E ancora una. Appoggia bene. Adesso proveremo a fare lo stesso lavoro senza l'aiuto del bastone. Allora, le braccia sono distese e sono di nuovo extra ruotate, quindi abbiamo i pollici che guardano verso l'esterno, il petto aperto. Cominceremo con la gamba destra in appoggio, quindi di nuovo concentrati sul piede, solleviamo la gamba sinistra, risucchiamo l'ombelico e per 3 volte, guarda meglio da qua, per 3 volte andremo in avanti passando dalle anche e allineando la gamba dietro al busto. Se puoi, se ce la fai, puoi pensare di inclinarti di più fino a raggiungere il piano parallelo a quello del pavimento. Spingo con il piede contro il terreno, prendo forza da lì e ritorno sul ginocchio, ripeti altre 2 volte. E torna. E c'è un altro incursore. E torna. E appoggio il piede a terra. Adesso ripeteremo la stessa sequenza sull'altro lato, quindi mi giro per fartelo vedere meglio. L'appoggio sul piede sinistro. Allungo l'addome, allineo il corpo, braccia extra ruotate. E per 3 volte mi inclino in avanti, il grado di inclinazione sceglilo tu, ti puoi fermare anche qua, va benissimo. E torno, senza che il piede lasci mai la presa a terra. Ancora 2. Tira verso l'alto, ancora 1. Naturale, purché non si interrompa mai. Alla sequenza che abbiamo appena visto aggiungeremo degli elementi adesso, quindi ritorniamo sulla gamba destra, solleviamo bene il tronco, solleviamo la gamba sinistra, portiamo in extra rotazione le spalle, quindi le braccia, ombelico dentro. La prima ripetizione è semplice, quindi vado in avanti, magari anche limitando l'inclinazione a pochi piani. Torniamo. Sulla seconda ti chiederò di starti nella posizione e poi di portare avanti il braccio corrispondente alla gamba che hai sollevato. Ombelico risucchiato, spalle indietro e torna. Sulla terza ti chiederò di fare lo stesso anche con l'altro braccio. Ombelico dentro, porta le braccia verso l'esterno e poi tutte e 2 in avanti. Mantieni la schiena piatta e le spalle indietro. Stessa cosa sull'altro lato. Allora, solleviamo la gamba destra stavolta, braccia e spalle indietro, ci incliniamo fin dove è possibile e torniamo sollevando il ginocchio al petto. Ripeti e aggiungi l'estensione in avanti del braccio destro.
quello corrispondente alla gamba sollevata e torna. Sulla terza porta avanti tutte e due le braccia e dietro le spalle ombelico risucchiato. La gamba d'appoggio, come avrai notato, è sempre leggermente piegata. Se io la tenessi completamente stesa rischierei di andare in iperestensione, di spingere indietro il ginocchio, magari dandogli fastidio. Quindi per evitare questo tenete sempre il ginocchio della gamba d'appoggio, quella sotto carico, leggermente piegato. Alla sequenza che abbiamo appena sviluppato aggiungiamo ancora un elemento. Quindi gamba destra in appoggio, solleva la sinistra, apri, inclina il bacino, il busto, allinea dietro la gamba e torna. Gamba e braccio corrispondente in estensione. Respira e torna. Fallo con tutte e due adesso. Torna portando su il ginocchio sinistro e atterra con l'avampiede leggermente indietro. Fai un piccolo passo, portati al centro con il busto e piega tutte e due le ginocchia simultaneamente. Cerca di calibrare il carico fra le due gambe. Poi concentriamo il carico sulla gamba davanti e ritorniamo dove eravamo. Facciamolo anche dall'altra parte. Apri bene il petto, radica il piede d'appoggio e parti. La prima è la più semplice. Adesso la gamba e il braccio corrispondente andranno in estensione. E lo faremo aggiungendo anche l'altro braccio. Ombelico dentro, spalle indietro. Tornando, solleva il ginocchio destro e atterra con l'avampiede destro dietro di te. Piega tutte e due le ginocchia e portati esattamente al centro. Riporta il carico tutto sulla gamba davanti. Adesso ripetiamo tutta la sequenza e aggiungiamo alla fine un elemento. Questa volta te la farò vedere dal piano frontale. Allora, gamba destra in appoggio, gamba sinistra sollevata, apro bene il petto e comincio a scendere in avanti. Torno mantenendo l'appoggio su una gamba sola, ripeto e porto avanti il braccio sinistro. Torno sul ginocchio. Lo ripeto estendendo tutte e due le braccia in avanti. Adesso torno, mi porto in affondo, quindi appoggiamo l'avampiede sinistro dietro e ci portiamo al centro. Una cosa, fate in modo che le punte dei piedi guardino tutte e due in avanti, non ritrovatevi con il piede ruotato, perché questo darebbe fastidio alla caviglia e al ginocchio. Da questa posizione porta fuori le braccia. Ok, da qua la schiena continua a tirare verso l'alto, glutei e addome contratti, vado a fare una rotazione verso destra e torno. Quando sei sulla rotazione, la mano che va dietro deve tirare più indietro possibile. Da questa posizione ritroviamo, mi giro, la posizione precedente, ovvero questa. Portiamo il peso sulla gamba davanti. Quando sentiamo che l'altra è leggera, torniamo ad allineare tutto il corpo sul piano orizzontale. E torno su. Ripetilo sulla gamba sinistra. Allora, solleviamo la gamba destra, solleviamo la schiena, fuori i pollici. Cominciamo a scendere in avanti, la gamba d'appoggio è piegata. E torniamo su. Solleva il ginocchio destro. Ripeti e porta avanti il braccio destro e torni. Ripetilo portando avanti tutte e due le braccia, ombelico dentro, sul ginocchio destro atterriamo dietro, manteniamo i piedi allineati, benissimo, fuori le braccia. Adesso mantieni il busto sulla linea verticale e fai una rotazione a sinistra da quella parte, contraendo bene i glutei perché il bacino non si deve muovere. Benissimo. Torna al centro
riporta il peso sulla gamba davanti e quindi sbilancia in avanti. Quando senti che l'altra è ormai leggera, sollevala da terra e allinea il corpo sul piano orizzontale. Allora continuiamo con la nostra sequenza e andiamo ad aggiungere ancora un elemento. Ne mancano un paio, poi abbiamo finito. Mi giro così lo vedi meglio. La gamba destra rimane in appoggio, la sinistra viene su insieme alla schiena, aperta nel petto, manda indietro le spalle. La prima posizione, la più semplice. E torno. Il piede d'appoggio radicato, il respiro fluido. Ripeto, la seconda e porta avanti il braccio. E torni, porta sul ginocchio, ripeti ancora una volta e porta avanti tutte e due le braccia. E torna. E da qua a terra con l'avampiede sinistro dietro di te. Piega tutte e due le ginocchia, portati al centro, scendi. Da qui porta fuori le braccia, faremo una rotazione verso la gamba avanti, quindi la gamba destra. E torna, e da questa posizione di nuovo il peso sulla gamba avanti, ritorniamo ad allineare il corpo sul piano orizzontale. A questo punto non salgo, ma scendo a portare le mani in appoggio a terra e la gamba dietro scende anche lei, ritrovandosi in appoggio sull'avampiede. Avvicina le mani al piede davanti, quindi portate sotto le spalle. Cerca di estendere la colonna facendo scendere il bacino, brava, e sei in allungamento con la parte anteriore della coscia sinistra e la parte posteriore dell'arto inferiore destro. Adesso poggiamo bene a terra le mani, trasferiamo il peso del corpo sulle braccia e portiamo dietro anche la gamba destra. Siamo in posizione di plank. Porto le ginocchia delicatamente in appoggio, vado indietro col bacino e poi mantenendo gli avampiedi in appoggio, riportando la spinta sulle mani, sulle braccia, sollevo le ginocchia, il bacino, appiattisco la schiena e mando il petto verso le cosce. Torna in avanti, cammina in avanti con i piedi. Avvicinali alle mani, gambe tese e risali srotolando la colonna. A questo punto ripetiamo tutta la sequenza con la gamba sinistra. Allora, nel petto, respira e inizia. E torniamo su. Portiamo avanti il braccio destro insieme alla gamba che è andata dietro e torniamo. Ora tutte e due le braccia e torniamo. Adesso atterreremo con l'avampiede destro dietro, ci portiamo al centro a metà tra un piede e l'altro e portiamo fuori tutte e due le braccia con i glutei attivati per stabilizzare il bacino. Fai una rotazione verso sinistra e torna al centro. Riporta il peso sulla gamba davanti, la sinistra, e allinea il corpo di nuovo sul piano orizzontale. A questo punto scendi mani a terra, la gamba d'appoggio si piega un pochino di più, l'altra finisce dietro, tesa, siamo in appoggio sull'avampiede destro. Andiamo ad appoggiare bene anche le mani stavolta e mandiamo indietro la gamba sinistra. Attiva i glutei, gli addominali, tieni indietro le spalle. Scendi con le ginocchia, vai indietro con il bacino. Riprendi la presa e la spinta dalle mani e manda indietro il petto mentre il bacino sale. Torno avanti col busto, cammino con i piedi verso le mani. Quando mi è possibile appoggio bene le piante, i talloni e inizio a risalire srotolando le vertebre. Prendi un bel
respiro e lascia. Allora ragazzi, dai, siamo arrivati addirittura d'arrivo. Questi sono gli ultimi due passaggi che andremo a vedere per concludere poi la nostra sequenza. Siete stati bravissimi fino a qua, quindi non mi deludete adesso. Allora, torniamo in appoggio sulla gamba destra, andiamo un pochino più veloci ora, sviluppiamo tutta la sequenza. Solleva la gamba sinistra, ritrova l'assetto giusto, faccia dentro, spalle indietro e inizia. Prima posizione, la più semplice. E torna. Respira. Seconda posizione, porto avanti il braccio sinistro. Torno. La terza, porteremo avanti tutte e due le braccia. Tieni l'ombelico, tieni indietro le spalle. Torno, porto sul ginocchio, atterro dietro con l'avampiede sinistro e stabilizzo con i muscoli delle cosce, con i glutei, con l'addome. Apri, fuori, porta fuori le braccia e vai in rotazione con il tronco verso la gamba davanti. E torna. Da qua il peso si sposta sempre sulla gamba avanti e andiamo ad allineare il busto, la gamba dietro, le braccia sul piano orizzontale. Da qui le mani scendono a terra e scende dietro l'avampiede sinistro. Abbassa il bacino ed estendi la colonna. Adesso fai in modo che la presa delle mani a terra sia salda e la gamba destra, che rimane in appoggio per adesso, guarda bene prima di farlo, non andrà semplicemente accanto all'altra, ma salteremo quel passaggio, osserva prima, e porteremo la gamba destra direttamente verso l'alto. È questo. Adesso da questa posizione proviamo a farlo insieme. Mi raccomando la presa delle mani, ma anche del piede dietro. Pronti? Spingo con le braccia e mando il petto indietro e la gamba destra in alto. Inspiro, estiro, slancio avanti, riporta giù il bacino. Fai in modo che la pianta del piede destro sia completamente in appoggio, perché da qui dovrai riprendere la posizione da cui eri arrivato. Allora, piano piano, solleviamo un po' il bacino. Carichiamo il peso sulla gamba davanti. Solleviamo la gamba sinistra, quella dietro, tesa, attiviamo i muscoli della schiena, quindi torniamo in estensione e andiamo di nuovo ad allineare il corpo sul piano orizzontale. A questo punto l'ultimo sforzo, spingi bene con la gamba destra e ritorna, un bel respiro e ripartiamo con la sinistra, dai che abbiamo concluso la sequenza. Da qua apri bene il petto, scendi, prima posizione, respira e torna. La seconda, gamba e braccio corrispondente in estensione. La terza, tutte e due le braccia. E torna. Adesso da qua la gamba destra va dietro, l'avampiede poggia a terra. Vado in posizione di affondo, porto al centro, apro lateralmente le braccia e ruoto il busto verso la gamba che è davanti. Torniamo al centro, torniamo a concentrare il peso sulla gamba davanti e ci spostiamo in avanti allineando di nuovo il corpo sul piano orizzontale. Scendi a questo punto, fai una bella presa con le mani sul pavimento, preparati, abbassa il bacino. Questo l'abbiamo visto prima, quindi saltiamo passaggio della plank e mandiamo direttamente la gamba sinistra dietro e verso l'alto. Via, slancia avanti il piede sinistro, controlla che la pianta sia tutta in appoggio, comincia a sollevarti, quindi parti con la gamba dietro tesa, solleva la schiena riattivando i muscoli posteriori, solleva le braccia e spinge e torna su. Prendi un bel respiro e lascia andare. Complimenti perché sei arrivato fino in fondo, spero che nessuno si sia fatto male. Adesso ci prepariamo per andare a fare un po' di rilassamento a terra, spero che i denti siano tutti sani.
Allora, portiamoci con la schiena a terra, lasciamo andare le braccia, le spalle, il palmo della mano è rivolto verso l'alto, uniamo i piedi quasi sotto la linea delle ginocchia e cominciamo a dondolare molto lentamente con le gambe da una parte e dall'altra. Non serve forzare la rotazione, arriva fin dove puoi, senti il corpo e ascolta quello che ti chiede di fare. Può essere minima la rotazione o può essere più intensa, dipende da quello che senti di dover fare. Respira, porta il tuo respiro nella pancia, quindi rilassa gli addominali e senti la tua pancia gonfiarsi e sgonfiarsi. Ritorniamo con le ginocchia al centro, solleviamo le gambe una alla volta, senza tirare, non forzare la posizione, tieni semplicemente le ginocchia, rilassa le gambe, le cosce, i glutei, la fascia lombare e le spalle, respira, porta il respiro sempre nella pancia. Ora con le mani afferra il ginocchio sinistro e solleva la gamba destra, portala verso l'alto e comincia a sciogliere le dita del piede, articola bene le dita. La caviglia, continua a respirare profondamente, lo fai. E cambiamo gamba, afferra il ginocchio destro, porta in alto la gamba sinistra e di nuovo. Sciogli prima le dita del piede, la caviglia, poi raccogli di nuovo tutte e due le ginocchia al petto, fai scendere le gambe così come stanno verso sinistra, fino a toccare il pavimento. Se non ci arrivi, puoi utilizzare un cuscino da mettere sotto le gambe. Lo sguardo è verso l'alto, la spalla destra rimane indietro, il petto è rilassato. Ora da qua, inspirando, portiamo il braccio destro disteso dietro, oltre la testa. Se non riesci a farlo, la mano puoi poggiarla su un cuscino eventualmente. Respira e senti il respiro che corre lungo il lato destro della tua schiena. Adesso piano piano riportiamo il braccio destro giù lungo il fianco, solleviamo di nuovo le gambe e le facciamo scendere dalla parte opposta, quindi verso destra. Rilassa la spalla sinistra, lascia che scenda verso il pavimento, rilassa il pettorale, respira. E anche da questa posizione, inspirando, portiamo il braccio sinistro, stavolta dietro, oltre la testa. Respira profondamente e allunga il lato sinistro della schiena. Gambe torniamo al centro, ancora una volta afferriamo le ginocchia e lasciamo di nuovo che la fascia lombare si distenda insieme ai glutei, rilassiamo le spalle e continuiamo a percepire il nostro respiro nella pancia. Adesso porta in appoggio prima un piede sul pavimento, poi l'altro, e distendi sia le gambe che le braccia, abbandonati completamente, respira profondamente, senti il tuo respiro che pervade tutto il corpo, che si distribuisce in tutto il corpo. Puoi prenderti alcuni minuti in questa posizione, anzi, più a lungo
ci rimani, meglio è. Io intanto mi preparo ad alzarmi di nuovo, quindi quando sarai pronto anche tu, flettino le gambe, vado i piedi a terra, girati su un fianco e poi piano piano mettiti seduto. E rimani nella posizione seduta per qualche secondo prima di alzarti in piedi. Allora, sono molto contenta di avervi presentato questo programma. Questa era soltanto la prima lezione, è anche la prima volta che esce dalle quattro mura di Italiana Fitness, quindi per me è stato proprio un esordio. E se avrò modo, se avrete voglia di seguire altre lezioni di Energy Balance, cercheremo di dare una piccola progressione al lavoro che andremo a fare, quindi con posizioni anche più articolate. E nel frattempo vi ringrazio moltissimo di avermi seguito e vi saluto e vi auguro una buonissima giornata.